Il Movimento 5 Stelle dell'Agro, ed in maniera specifica quello di Scafati, da sempre sensibile alla questione ambiente e al disinquinamento del fiume, in passato indicato come il più inquinato d'Europa, stanno analizzando il progetto Grande Sarno, dato in totale gestione all'Arcadis, che secondo le loro analisi presenterebbe dei punti poco chiari. Inserito in questo percorso di verifica, il Movimento 5 Stelle presenterà un'interrogazione parlamentare, anticipata dalla presenza del senatore Cioffi in un incontro aperto in una location tra Scafati e Poggiomarino. Grande progetto Sarno, oggi una riunione qui nell'agro per capire con il senatore Cioffi che cosa può essere fatto per cercare di non disperdere queste risorse, non mortificare il territorio e cercare di bonificare questo fiume Sarno. Vabbè, il problema del fiume Sarno è un problema storico, annoso, che oramai conoscono tutti, di quale c'è bisogno di dettare, diciamo, le specificità. Quando si parla di dissesto dobbiamo intervenire principalmente sulla manutenzione. Noi dobbiamo ricominciare a rinaturalizzare i fiumi ridandogli lo spazio. È la prima cosa che dobbiamo fare. Un vincolo oramai centennale prevedeva la inefficabilità nell'arco di 10 metri alle spalle, ma la realtà è ben diversa. Quindi diciamo è stato il mancato controllo che ha prodotto queste cose. Allora ricominciamo a ridare al fiume lo spazio di cui ha bisogno. Iniziamo a rifare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Prima di iniziare a vedere opere, diciamo, di grande impatto idraulico, che sono anche importanti, per carità, le vasche di manutenzione hanno tutta una funzione idraulica importantissima, ma se non interveniamo prima sulla risagomatura, sulla ripulitura, sulla rinaturalizzazione del corso d'acqua, se non iniziamo a levare i fabbricati e le aree a rischio esondazione, di che parliamo? Noi dobbiamo ridare spazio al fiume. Tanti gli spunti venuti fuori dall'incontro, tra quelli in evidenza la necessità del completamento del sistema fognario sui territori di Anche Scafati, vero nodo critico e prioritario.